Poi arrivarono sull'altra riva del lago di Galilea, nella regione dei Geraseni. Gesù era appena sceso dalla barca, quando improvvisamente un uomo uscì da un cimitero e gli venne incontro. Costui era tormentato da uno spirito maligno e stava sempre in mezzo alle tombe dei morti. Nessuno riusciva più a tenerlo legato, neppure con una catena. Diverse volte avevano provato a mettergli ferri ai piedi e catene alle mani, ma egli aveva sempre spezzato i ferri e rotto le catene. Nessuno era capace di domarlo. Se ne andava di qua e di là, in mezzo alle tombe e sui monti, di giorno e di notte, urlando e picchiandosi con le pietre. Quando vide Gesù da lontano, si avvicinò di corsa e si buttò in ginocchio davanti a lui. Allora Gesù disse allo spirito maligno di uscire da quell'uomo, ma quello si mise a gridare forte: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Onnipotente? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi!» Allora Gesù domandò: «Come ti chiami?» E quello rispose: «Il mio nome è Moltitudine, perché siamo in molti». E continuava a chiedergli di non cacciarli fuori da quella regione. In quel luogo c'era un grosso branco di maiali che pascolava vicino alla montagna. Gli spiriti maligni chiesero con insistenza a Gesù: «Mandaci in quei maiali, lascia che entriamo dentro di loro». Gesù lo permise. Gli spiriti maligni uscirono da quell'uomo ed entrarono nei maiali. Allora tutti quegli animali, erano circa 2000, si misero a correre giù per la discesa, precipitarono nel lago e affogarono. I guardiani dei maiali fuggirono e andarono a raccontare il fatto in città e in campagna. Perciò la gente venne a vedere che cosa era accaduto. Quando arrivarono vicino a Gesù, videro anche l'uomo che aveva avuto molti spiriti maligni. Ora egli se ne stava seduto, era vestito e ragionava bene. Ed essi si spaventarono. Quelli che avevano visto il fatto raccontarono agli altri ciò che era successo all'indemoniato e poi ai maiali. Alla fine la gente supplicò Gesù di andarsene via dal loro territorio. Gesù salì sulla barca. L'uomo guarito continuava a chiedergli di poter stare con lui. Ma Gesù non glielo permise. «Torna a casa tua», gli disse, «dalla tua famiglia, e racconta agli altri quanto ha fatto per te il Signore, che ha avuto pietà di te». L'uomo allora se ne andò via e cominciò ad annunziare in tutta la regione delle 10 città quel che Gesù aveva fatto per lui. E tutti quelli che lo ascoltavano erano pieni di meraviglia.